il caricamento, Polonio spawnato in basso a sinistra, il nostro cannon rusher di fiducia, l'ultimo game di questa finale tra questi due grandi giocatori, il Polonius, come ho detto prima, spawnato in basso a sinistra da Protoss, il coccolone rosso, mentre il suo avversario Snorlax in alto a destra da Zerg, da Zerg, Da Protoss sempre. da Protoss, coccolone azzurro, coccolone come Di Cristo si chiama? sì, Celeste? di Staringo, tanto Celeste? quando dici un No, il colore di colore. Staringer è rosa, è Sì, rosa. ma dici sempre quello. Va bene, dai. O comunque, l'ultima partita abbiamo visto le prime due Polonius se la giudicate con due cannon rush. Successivamente Snorlax è riuscito a reagire prepotentemente, ribellandosi prima a un Forgate e nella seconda partita un'altra cannon rush, disputata molto molto bene. Vedremo un po' che cosa accadrà in questa. Intanto il pilone di Polonius messo sulla rampa e la sua posizione preferita per raggiungere la forge in secondo momento va a scaldare No. il suo avversario. Entrambi intanto stanno iniziando lo scouting praticamente quasi in contemporanea. Credo che entrambi non vogliono perdere tempo, vogliono subito vedere l'opening dell'avversario, vedere su cosa si basa. Intanto Polonius stupisce con un gate, quindi niente Stupisce cannon. perché no, non ci si Sì, aspettava un gate, beh, no? no, perché oramai lo si abbina sempre alla Cannon Rush. Oltre, dopo Sickness, potete sulla Wikipedia potete trovare Polonius sulle famose Cannon Rush di tutti i tempi. Intanto. Il grandissimo allievo di Sickness. Intanto credo che Polonius voglia spaventare un po' il suo avversario mandando la sua proba un po' dietro, però il suo avversario ha visto che non c'è nessuna forza, quindi non c'è nulla da temere. Sì, almeno Build comunque completamente mirror da parte di entrambi i giocatori. Il gas terminato ora da parte di entrambi. Gate, la stessa sì. cosa, c'è solo il pilone che è un po' più ritardato per Polonius. Io ricordo Polonius nel terzo game ha messo anche un pilone molto lontano, come ha fatto in questo caso, per mettere tre gate, quindi per non far vedere, non far scoutare il suo four gate, che non gli ha portato molta fortuna perché le sentry di Snorlax sono riuscite a chiudere la rampa abbastanza in tempo. Intanto Snorlax scouta il pilone molto lontano, quindi si potrebbe anche immaginare qualche cosa, qualche Di giocata birichino. birichina. Sì, intanto arriva il secondo gas per Snorlax, anche questo non è molto Potrebbe andare a normale. Stargate come l'ultima volta, perché abbiamo visto lo Stargate nel terzo game che stavi citando appunto prima, oppure potrebbe decidere di andare a DT o Concilio del Crepuscolo. Di solito si fa questo quando si fa un doppio gas abbastanza veloce come quello di Snorlax. Tanto questa prova qua è pronta a posizionare un Prozzi Pylon ben presto, però forse verrà scautata da questo Zelota. Eh sì, il Zelota mandato in A-move, quindi insomma, vista la sonda subito attacca, vediamo un po' che cosa faranno i due giocatori. Per ora c'è soltanto Stalker. Polonius di solito produce sempre prima lo Stalker, invece ha prodotto anche prima uno Zelota. Cronobus sul centro Tanto cibernetico. la probe di Snorlax rientra in base del suo avversario, forse riuscirà a scoutare i tre gate che vengono warpati in questo momento. Vediamo come andrà a finire. Scouta, scouta, ti prego. No, No, viene non lo circondata da vede, non lo probe, vede. non Il vede suo il four avversario non gate. vede il four gate, però potrebbe anche aspettarsi vedendo quel pilone messo un po' a dietro. Intanto arriva la fabbrica robotica da parte di Snorlax, quindi un 3-gate robo molto probabilmente, se riesce a far Sì. arrivare il suo immortale abbastanza in tempo, riuscirebbe anche a counterare questo 4-gate, però la vedo comunque abbastanza dura. Eh sì, la vedo anch'io molto dura, dovrebbe appunto accorgersi. Rinnovare i force field, dovrebbe Sì, rinnovare i force field come ha fatto comunque prima. una sentry c'è, quindi in teoria potrebbe anche fare un primo force field e poi continuare a warpare sentry, insomma quello che ha fatto nel terzo game, vedremo un po', arriva anche una seconda sentry, quindi ha tutto il necessario per difendersi da un Forgate anche abbastanza cattivo. I proxy pylon sono stati messi da Polonius, non manca altro che aspettare, arriva già il primo immortale, quindi se se ne accorgerà Polonius forse potrebbe anche prendere qualche contromisura in tempo. Ora Intanto il force field è arrivato, questo Zelota però è sopra e uccide già una sentry, dovrà warpare altre sentry, però ha solo un gate aperto, ora warpa una seconda sentry per riuscire a continuare il rinnovo dei force field, due gate ora stanno per terminare, uno è già terminato, l'altro pure in questo momento, quindi warperà altre sentry senza dubbio, mentre aspetterà l'immortal, e l'immortal sarà credo la fine di questo foregate, anche perché come abbiamo visto prima Polonius preferisce fare un sacco di persecutori, un sacco di stalker,
Packard per riuscire a per completare il suo Fourgate. Intanto però continua il rinnovo dei Forcefield, credo che andrà a finirsi come il terzo sì. game che abbiamo citato prima, caro Urkan. Eh sì, lo penso anch'io, però ora si è accorto dell'immortale Polonius, dovrebbe fare qualche cosa per contrastare il suo avversario, la build del suo avversario, insomma costruire anche lui la fabbrica robotica e andare velocemente a Colossi prima che No, immortali ma di probabilmente. solito credo che Polonio sappia che chi fallisce un Fourgate è di certo svantaggiato e quindi rischia molto. Per questo dico dovrebbe sbrigarsi a farlo ora, cioè è inutile insistere ancora con questi persecutori perché non credo che possa avere la meglio, ci sono abbastanza centri per fare force field, Polonius oppure dovrebbe espandere, ma secondo me la risposta migliore sarebbe comunque una fabbrica robotica nel più breve tempo possibile per Polonius, continua a warpare. E invece adotta per Blinkstalker come ha fatto nel game precedente. Ahia, molto molto rischioso perché comunque non può mettere nessun pilone qua, non ha abbastanza spazio per blinkare, non ha la fabbrica robotica per costruire un observer, quindi insomma va bene Blinkstalker ma dovrebbe avere veramente la micro di Gesù, insomma come si dice in questo gergo tecnico per riuscire a blinkare E mentre... invece il suo avversario comunque opta per un Warp Prism, quindi andrà a warpare in base del suo avversario qualcosa di cattivissimo. Intanto credo che volesse farsi avanti, ma invece ha deciso di tornare indietro e di aspettare il prisma dimensionale per fare qualcosa di birichino. Intanto il prisma parte e comincia a muoversi verso la base dell'avversario, ricomincia la produzione di Immortal. Intanto il suo avversario non sta producendo nulla però intanto, No, e questo è sta un problema. producendo un pilone, un'altra Forse aspetta, sonda. aspetta, aspetta i soldi per l'espansione, che però non so quanto sia una mossa intelligente, anche perché, no, stava aspettando i soldi per l'espansione, non so cosa abbia fatto invece. Sì, sta ancora aspettando, intanto sulla rampa vediamo che ci sono sempre uno scambio, ci sono troppe sentry, troppi immortali, troppi zeloti, c'è troppa roba qui per riuscire a sfondare con un Fourgate, oramai è troppo tardi, il minutaggio è Però già intanto passato. sta arrivando il prisma dimensionale, vediamo se il suo avversario lo scouterà in questo momento. Ora lo scouta, non potrebbe non averlo scoutato, anche perché il prisma dimensionale si è fermato proprio sopra di lui e sta cominciando già a warpare le sue unità. Non è completamente chiuso, Snorlax, No. uno zelote è stato warpato, ora warperà altri. Sta andando a DT, giocatore in rosso, sta warpando tre zeloti, Snorlax. Arriva a pulla tutte le probe per cercare di difendersi da questo harass di zeloti, non gli serve a molto, sinceramente riesce a distruggere i due zeloti da parte di Polonius e ora va via con la coda tra le gambe. Snorlax non ha fatto molti danni, forse poteva concentrarsi più su dei persecutori che avrebbero sicuramente fatto più danni, potendoli micrare meglio. Intanto tutto l'esercito di Polonius rientra in base, Snorlax deve affrontare soltanto uno zelota che è rimasto lì per sacrificarsi, per vedere appunto quando l'esercito avversario usciva a questo punto. Snorlax, se è abbastanza furbo, dovrebbe contropusciare per cercare di distruggere l'armata avversaria e entrargli in base e portarsi via tutto quanto, perché sicuramente avrà capito che ha un vantaggio con 3 immortali e 5 sentry, anche un observer che sicuramente gli potrà permettere di vedere i DT del suo avversario, anche se sicuramente non l'avrà ancora scoutato. Intanto questo prisma dimensionale aspetta qui qualche cosa, ci sono 3 persecutori molto saggiamente posizionati vicino alla linea minerale di Polonius per prendere di contropiede qualsiasi prisma. Intanto Polonius molto azzardatamente a mio avviso sta espandendo in questo momento mentre il suo avversario tiene con un pilone ancora banco sulla sua natural, si sta Tanto movimentando. Snorlax sta mettendo dei piloni ovunque. Eh sì, Proxy Pylon probabilmente vuole dare Viene warpato supporto. un DT, viene warpato un DT che andrà direttamente nella base del giocatore in blu, che però ha portato l'observer presso a lui, quindi non credo No, sarà. c'è un altro observer sulla linea minerea con 2 persecutori, evidentemente si aspettava una mossa del genere da parte del suo avversario, infatti non avrà problemi a contrastare questo DT solitario, anzi si accorge che il suo avversario ha i DT nella sua armata, quindi potrà tranquillamente contrastarlo in qualsiasi momento. Intanto arriva a contatto la sua armata, ha fatto anche un'allucinazione di un colosso, è No, un'allucinazione? no, No, è un colosso vero. è un colosso vero, da dove è spuntato questo colosso? Non l'ho visto Ha sinceramente. fatto il laboratorio robotico, e anche perché la ricerca dell'allucinazione non è terminata. Le lance stesse sono anch'esse terminate, se non sbaglio, almeno dovrebbero essere terminate, ma comunque non Niente. importa. Scuro guardiano con le sentry, non ci... Sì, vabbè. Sì, vabbè, Numci giustamente commenta, ma GG sei fortino. Polonius, insomma, perde questa finale, se la giudica...